Ehi ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Rieccoci di nuovo qui con House Flipper. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati, ragazzi. Nell'ultimo episodio ho fatto un po' di cambiamenti all'interno della nostra casetta. Ed in effetti, ragazzi, come potete ben notare, ho strutturato una postazione da gaming e questa casa l'ho rinominata il mio ufficio barra studio. Detto questo, ragazzi, fuori ho fatto un bel po' di migliorie. Ho messo un bel po' di giardino lì, una fontana, una piscina qui, mentre invece qui ho messo un bel gazebino. Lo so ragazzi, i frame purtroppo stanno calando vertiginosamente, non ci posso fare niente perché c'è veramente così tantissima roba che non ci avete nemmeno l'idea. E qui ragazzi, come detto, ho messo la postazione. Casse, scaffali, un po' di roba sparsa così in giro e niente, questo è quello che ho fatto durante la settimana quando non ho recato con House Flipper. Detto questo, ragazzi, bando alle ciance e vediamo un po' di lavori da fare, un bunker in cui vivere. La scorsa settimana la mia cara e meravigliosa moglie ha deciso che la mamma avrebbe vissuto con noi. Ho deciso che per lei, la cara mamma, che per la cara mamma, il posto perfetto sarà una fredda struttura metallica sepolta nel sottosuolo, addirittura. E allora questo vuol dire che tu ti vuoi liberare della tua docile signora? Ammazza però che schifo, eh? Qui signori ci tocca lavorare, ma lavorare così tanto, ma non dirmi che ti devo pure pulire qui. No, eh. Allora, aspetta. Ammazza che casona però, eh. Dove sta il bunker? Datemi il bunker. Il bagno, camera da letto. Il bunker, dove sta? Scusi. Ah, eccolo qui. No, sì. Ammazza che zozzeria qui dentro. Meno male soltanto, signori, che ci siamo noi a ripulire tutta sta porcheria, eh? Guarda qua. E qua. Madonna mia, che cos'è? Oddio, pure gli scarafaggi, no, vabbè. Scusi, vi pare una. Guarda qua, ma vi pare una cosa normale? Far vivere la vecchietta qui dentro? Oddio, scusate, ma. Com'è che posso far fuori questi scarafaggi io? Li dobbiamo far fuori o no? Vabbè, io per il momento tolgo. Guarda qua, pure le pistole. Pensa tu. Scusate. I scarafaggi qua, com'è che li tolgo? Scusi. Allora, metti a posto un po' sta roba qua. Guarda qua i bagarozzi. Sti bagarozzi maledetti. E quanti cavolo ne sono, pensa tu. Guarda qua, tanto comunque la nonnina qua tiene pure la latta di benzina. Se potrebbe pure dar fuoco un attimino, no? Togli, togli, togli tutto. Guarda qua, barattoli. In pratica viverà con i barattoli. Fate un po' voi. Andrà a vivere con i barattoli. Tanto voglio dire, no, di cibo ne ha in quantità industriale. Ammazza e zozzeria però, eh? Signor. Te lo dico già a priori, c'è una zozzeria qua sotto che non ci avete nemmeno l'idea. E voglio dire, no? Alla tua mammina la fai vivere qui sotto? In un posto triste, triste, abbandonato? Fate vobis, fate vobis. Scusate, guarda questo qua, te lo piazzo qui. Almeno se si fa male la nonnina sa dove andare. Appoggialo qui. L'altra tannica di benzina me la piazzi qui. E quest'altra roba, guarda, te la posso lasciare pure qua. Ah, prendi l'aspirapolvere. E non avevo capito. Vai, 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 vai. Aspira, aspira tutto. Guarda qua, ammazza e zozzeria, eh. E aspira tutto qui, su, forza. Non farmi bestemmiare. Sti brutti bagarozzi. A bagarozzi, e dai, e venite fuori. A posto, perfetto. Di scarafaggi hai distrutto il nido, bene.
Bene, diciamo bene, che poi non è neanche tanto bene, però. Allora, vediamo un po', finiamo di togliere un po' di ragnatele. Dov'è che stanno le altre ragnatele? Fatemi dare un'occhiata. Di qui dovrebbe essere completamente pulito, più o meno. Aspetta, perché mi sa che c'era ancora dell'altra ragnatela. Eccola qui, a posto. Dunque, allora, vediamo un attimino. Qui bisogna fare il bagno. Allora, chiudi, sperando che non rimango io chiuso qui dentro. Vediamo qui. Toilet. Qui una doccia. E che tipo di doccia? Vabbè, ragazzi, mettiamo una doccia molto molto semplice. Non me la vado a complicare. Dunque, vediamo un po'. Sì, mettiamo uno che costa poco. Vabbè, dai, acquista. Allora, vediamo un po'. Questo qui te lo piazzo qui. Guarda, è anche fatto bene. Cosa vuoi di più? Dopodiché, una doccia. Una doccia. Oddio, di docce ce ne stanno parecchie. Che dite? Gli mettiamo questa qui con il neon? Ma sì, dai, tanta vecchina qua. Vai, monta. Tanto voglio dire, no? La vecchietta qui. Se fa la doccia come Dio comanda. E un lavandino molto molto barbone. A posto. Monta. Olè. No. Che fai? Chiù. Vabbè. A vita. Metti qui. Metti qui. Metti, metti, metti questo. E stiamo a posto. Uno e due. Ok. Dovrebbe funzionare, sì, credo che dovrebbe funzionare, credo. Va bene, e qui abbiamo fatto. Ora, compra l'oggetto, turbina eolica. E in dote la piazzo io, sta turbina eolica. Oddio, ed è pure bella massiccia. Vediamo un attimino, cerchiamo di fare un po' di spazio qui. Guarda, se ci va, io te la piazzo pure qui. Turbina eolica, mobile da cucina con lavello. Te lo piazzo qui. Mobile da cucina, te lo metto a fianco. Almeno così se devi cucinare sta a posto. Armadietto, questo qui credo che va messo qui sopra. Un letto a castello. Oddio, ma tutto quanto qui dentro? Ma non c'è spazio. Come cavolo si può dare un bunker del genere alla suocera barra signora qui? Vabbè, e dai, e mettilo da qualche parte dove vuoi. E dai, a posto. Guarda, questa qui te la metto qui. Questo qui, no, perché se no sapete che cosa? Se no non riesco nemmeno a mettere il letto a castello. Questo qui, questo qui, e questo, guarda, te lo piazzo qui, ok. Mentre invece il letto a castello te lo posso piazzare qui, a posto. Fornello, il fornello, te lo piazzo qui, a posto. Il tavolo, te lo piazzo qui. Questo te lo metto qui. E una sedia, te la piazzo qui. Sedia, ah, ok. Un paio di sedie, beh, naturalmente. Mettete caso che venga qualcuno a fargli visita. Ok. Dopodiché, che cos'è che voleva più? Nient'altro? 8.000 euro. Mo sono ben che guadagnati, eh. A posto. Tiene tutto. Scusi, usa, apri. Ah, ok, perfetto. Allora qui si esce dal garage. Ok, a posto. E questa è fatta. Damose. Olè. Signore, ottima casa per una suocera. Per una mamma, insomma. Quello che volete. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare in più.
Trasformiamo la discarica in una palestra all'aperto. Ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare perché già che sto vedendo è una zozzeria. Ma è una zozzeria per... Oddio. Sì. Sì. È veramente una zozzeria che non c'è. Guarda qua. Allora, inizia a... Madonna mia, inizia a recuperare tutto qui. Ammazza quanta spazzatura. E che cos'è? Non ditemi che devo anche tagliare l'erba qui. Perché se devo tagliare anche erba qui, stiamo veramente a po'. Oddio santo, aspetta, qua le pedane che volano. Forse evidentemente questo posto è stato abbandonato così. E ci vogliono fare per l'appunto una palestra all'aperto. Cosa che non mi dispiace, eh. Anzi, anche io se nella vita vera avrei avuto la possibilità di fare una roba del genere, l'avrei già fatta a priori. Qua sicuramente devo tagliare erba, è inutile che vado a mano così. Vai qui, togli, togli, togli. Recupera, recupera tutto. E togli pure sta schifezza qua. È a posto? Non... Sì, diciamo che c'è ancora dell'altro qui, però aspetta. Se dobbiamo fare... No! Se dobbiamo fare una cosa, ragazzi, la facciamo bene, no? Voi che dite? Se dobbiamo fare una cosa, la facciamo bene, se no... È meglio che non ne facciamo. C'è ancora dell'altra sporcizia? No. Ok, bene. Signore, mettiamoci di santa pazienza e iniziamo a spalare tutta sta roba. Oh. E che cos'è? Ma ogni volta che ti incanti? Vai, vai. E dai. Oh, signori, veramente, ogni cavolo di volta qua che si incanta, si blocca. Fa tutto lui qui, eh. Non è che... Gli devo dire io quello che deve fare, dai, eh. Buon uomo, scusi, dica. Proprio il cavolo del punto, proprio minuscolo, te devo... Ma pensa te. Oh, santo Dio, a posto. Togli. Togli tutta sta merda qua. Ok. Vai, vai. Piglia la pala. Pala. A posto? A posto. Dove sta l'altra? Eccola qui. Ok. A posto anche questa. E togli davanti questa roba qui. E adesso, signori, bisogna tagliare naturalmente l'erba. Vai, vai. Taglia, taglia. Taglia tutto, taglia tutto. Vai così, vai così. Almeno con questo qui facciamo molto più in fretta. Invece di utilizzare il tagliaerba. Con questo qui fate prima. Vai qui. Aspetta, vai di qua. Vai, vai. Facciamo un'altra big passata. Di qua. Di qua. Di qua. E aspetta, vai qui. Facciamo anche questo. Questo qui. E credo basta. Beh, dai, io credo di sì, dai. Credo che abbiamo fatto completamente tutto a posto. Aspetta, forse magari è rimasto questo ciuffetto? No, ok. Allora, qui dispiega il rotolo d'erba. Ok. Vediamo un po', facciamo un L di qua. Non era di qua, aspetta. Ma era di qua. Vai, vai, aumenta la velocità e damose. A posto. Bisogna metterne ancora un altro po'. Vada, buon uomo, vada. È a posto. Mentre invece qui... posiziona cubo, calcestruzzo... da dove? Da qui a lì, cubo di numero 16, panchina. Allora, vediamo un po'. Guarda, io te li posso pure piazzare da qua. Andare.
o meglio ad andare fino a qua sotto, poi te la vedi tu, eh. Anche se sarebbe stata una cosa tanto bella metterci l'erbetta, però come detto signori non comando io, quindi va bene anche così. Vabbè, oh signori, mi trovo, lo faccio tutto, tanto voglio dire, no, sempre mi devono pagare. Ma sì, vai, vai. E qui forse magari c'è bisogno di quelli più piccoli. E ora vediamo. Vabbè, comunque ragazzi, ha detto 16. Sono 14. Vediamo un po'. Mettiamo 15 e 16. Panchina, pianta le piante, arbusto, albero. E arbusto. Ma dove? Tutto quanto qui? Allora, le panchine addirittura le possiamo mettere. E tre. Mentre invece, partendo di qua, possiamo mettere una e due. Poi mettiamo e due. Qui me ne chiede addirittura 3. A posto. E l'arbusto, che è molto più grosso, mettiamo 1, 2 e 3. Vai, vai. Te preoccupa. Sta tutto pagato, sta tutto pagato. Metti qui. Vai qui. Scava. È a posto, metti questo, scava. Olè. Metti pure questo, scava anche qui. Dammi pure qua. E vai così. Copri, copri, copri. E due, copri. E tre. Vai, vai, copri, copri. E quattro, copri. E siamo a 5, copri, a 6, copri, 7 e 8. A posto. Mentre invece qui, che cos'è? Anzi no, aspettate. Qui invece niente. Mentre invece qui, che cos'è che devo fare? Dispiega il rotolo. Ok. Guarda, io parto di qua e arrivo fin là. Poi. Eccola. Te pareva? Scusi, tolga sta schifezza. Vai, vai. Vai di qui. Dispiega e vai. A posto. No, biondo, non abbiamo ancora finito. Vai, vai. Vai ancora. È a posto. Qua invece, che cos'è che dobbiamo fare qui? Anche qui, perfetto. Usa questo qui XL. Ammazza e bestia. E finisce più o meno qui. Ok. E vai anche qui. Facciamo questa volta un L. Fai così. Fermati qui. A posto. Forse magari soltanto quel piccolo. Questa qua. Vabbè, vai, vai, lascia fare. Qua invece, pianta le piante. Arbusto. E due, e tre. Aspetta, forse un altro ci va. È a posto. Scusi. Vai qui, metti qui, vai qui. Scava e metti qua. A posto, copri. Facciamole prima tutte e poi dove annaffiamo alla fine. E 2 e 3 e 4. A posto così. Vai, vai, annaffia, annaffia. Olè. A posto. Mentre qui invece vuoi rastrelliera per biciclette. Ne vuole 3. 1, 2, 3, 4. 5 e 6.
Abbondiamo, abbondiamo. Dopodiché, qui invece vuoi ancora delle altre lastre, che sicuramente saranno il continuo di questa. Qua invece erba. Va bene. Forse questa qui è troppo grande. Vediamo questa. Questa qui sì, potrebbe andare una. E me ne dai un'altra e la mettiamo qui a posto. Mentre qui invece vuoi due arbusti di conifera. Allora, due arbusti di conifera, una e due. E due a forma fitta. E uno e due a posto. Due. Scava, metti qui. Scava, dai. A posto, copri. E una. E due. E tre. E quattro. Olè. Annaffia. E fin qua ci siamo. Ora qui. Spargi sabbia. Ok. Allora, fai così. Oh, signori, è molto impegnativo, eh. Però, alla fine, ce l'abbiamo fatta, eh. Con un po' di somma bestemmie, però. Altro che palestra all'aperto, pensa tu. A posto, allora, stepper numero 2. Dunque, stepper 1 e 2. Una pista. Una pista, quant'è che ne vuoi? Una e due. Un massaggiatore. Uno. Bilanciere stazionario, 1, 1, perfetto. Scala orizzontale, te la metto qui. Anelli per la ginnastica, quant'è che ne vuoi? 1, una cyclette, bene. La piazzo qui, 1 anche di questo, 1 anche di questo. Uno anche di questo. Uno. No, aspetta. Troppo vicino, troppo vicino. Mettilo qui. E sacco da boxe me lo piazzi qui. E questo me lo piazzi qui. Ah. Finalmente, signori, 11.000 euro. L'ordine non è del tutto completo. Ah. Che cos'è che ci manca? Ditemi cose. Aspetta, ah, pianta le piante. E che problema c'è? Una, due, tre e quattro. E ora mi devo perdere per quattro piante? Lascia fare, lascia fare. A posto. Vai, scava. Uno, due e tre. Tacchede. Scava. Dai, e uno, e due, e tre, e tacchede, a posto. Voilà. Copri, tacchede, copri. E tacchede, a posto, copri. Signori, 11.000 euro. E abbiamo completato anche qui. Guardate qua che bellezza. Guardate. Basta, basta. Questo nuovo aggiornamento, ragazzi, è ok. Include veramente così tantissime cose che prima naturalmente non c'erano, però, sto aspettando naturalmente anche House Flipper 2 che dovrebbe uscire nel 2023, anno prossimo. Bene ragazzi, allora io direi che per questo nuovo episodio della serie di House Flipper è tutto. Mi raccomando, vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video e noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi! Thank you.